Buongiorno, oggi vi voglio mostrare come si preparano le patate sabbiose, che è un ottimo sistema per recuperare le patate già cotte che abbiamo in casa. Come potete vedere, qui abbiamo delle patate già bollite da ieri, avanzate, e io ora andrò a preparare questa ricetta semplicissima che mi permette di recuperarle. Vediamo gli ingredienti. Allora, appunto, patate già cotte in acqua salata. Un po' di pane grattugiato, del rosmarino tritato che vado a mettere subito nel pane grattugiato. Qui abbiamo del peperoncino, ovviamente se non vi piace potete fare a meno di metterlo. Aglio di quello secco in polvere, potete usare anche quello fresco, potete usare quello in polvere, potete fare un po', potete fare anche a meno di metterlo se non vi piace. Qui abbiamo della paprika piccante, questa la possiamo anche mettere tutta che colore. Poi una bella presa di sale, abbondante, e una presa di pepe. Se volete potete metterci anche altre spezie, potete mettere delle spezie indiane, potete aggiungere delle erbe aromatiche del tipo il timo, il mirto, quello che volete. Io li faccio così, poi dipende, magari a volte metto altre cose. Comunque la ricetta base è praticamente questa. Io ora vado ad accendere il gas. Come vedete, in questa padellina ho messo dell'olio extravergine di oliva e del burro. In questo modo rischia di bruciarsi di meno, perché l'olio e il burro insieme aiutano a mantenere, a bruciare meno l'olio praticamente. Il burro riesce a evitare che l'olio si bruci. Ovviamente se lo usate tanto, lo lasciate tanto sul fuoco, prima o poi brucerà lo stesso. Ecco, quindi adesso lo portiamo in temperatura, poi abbassiamo un attimo. Ora andiamo a fare semplicemente questo lavoro. Passo le mie patate in questa mistura che ho preparato. E poi le andrò a friggere non appena l'olio sarà pronto. Ecco qua, andiamo a mettere le nostre fette nell'olio. Potete metterne anche un po' meno di olio. L'ho messo alto perché ne ho tante da fare, qui ne vedete pochine, ma io poi ci preparo il pranzo con queste cose. Andranno lasciate colorare da una parte e poi andranno girate. Ecco, quando sono ben dorate da una parte, le girate e le lasciate dorare anche dall'altra. Poi le scolate sulla carta, quella apposita, oppure sulla carta forno, sulla carta casa, scusate, e le servite in tavola ben calde. Le nostre patate sabbiose sono pronte. Le togliamo e ovviamente io andrò avanti a farle friggere. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividete. Grazie e buona giornata.